Ok, andiamo a far fuori da Gotur. Allora, l'ingresso è questo. Vabbè, la zona è questa, ma si sa dov'è, insomma. Questo dovrebbe essere praticamente il cratere della Red Mountain, credo. E da quella parte, grosso modo, c'è l'ingresso. Cioè, c'è la strada che arriva fin qui. L'ingresso è chiuso, per aprirlo bisogna girare sto coso. Fate un attimo in fretta perché altrimenti non riuscite ad aprirlo. In questo pezzo non c'è niente praticamente di particolarmente utile. Uso la lascia due mani perché almeno non consumo cariche di quell'incantata. Si può sentire praticamente la voce di Dagotur che ci dice qualcosa, però non essendoci il sottotitolo, non saprei che cosa dice. In alcuni punti si vedrà poco, però ci posso fare poco, appunto. Lato pratico basta andare sempre avanti. Come to me through fire and war. I welcome you. Welcome, Moon and Star. I've prepared a place for you. Qui mi pare che si vada di qui perché lì dovrebbe essere una. No, forse no. Ho l'impressione che qua sia una. Infatti qua non si deve andare. Boh, andiamo di qua. Chiudiamo così almeno il problema non ci rompe le balle. Qui non possiamo andarci. Questo qui non si va da nessuna parte. Qui si va avanti. Un Greater Moonwalker che certamente ci. No, non è riuscito a maledirci col drain. Perché sto laggando? Ok, qua manca poco. Dov'è qualcosa? Qui c'è il Dagoth, mi pare, sì. Anzi, forse qualcosa, più che Dagoth sono dei tipi di vampiri, una cosa del genere. Vanno. Beh, qua Blood Ring è un altro di quegli oggetti che hanno praticamente, che possono essere utili volendo. Lì c'è Dagotur, o almeno la prima parte del combattimento. Io faccio 24 ore in modo da avere un attimo di cariche sull'ascia. Perché vabbè, in teoria si può caricare l'incantamento con le Soul Gem, però anche aspettando quindi. E qui c'è Dagotur. Finché non lo attacchiamo, lui non ci attaccherà, a meno di non fare. Insomma, qui potete parlarci, potete chiedergli diverse cose. Vi darà versioni, se vogliamo, un po' diverse rispetto a quelle del tribunale, ma quello lì è logico. Se vi interessa, fatelo, se non vi interessa, dategli una botta in testa, come ho intenzione di fare io. E non manca. No. Come potete vedere, questo qua è abbastanza pippa. E di per sé la battaglia finale è abbastanza pippa. Non c'è niente di particolarmente difficile. Se gli parlate, vi propone diverse cose, cioè vi dice ad esempio che voleva proporci di allearsi con lui e cose di questo tipo. Se vogliamo, è il più grande difetto di questo gioco, che non c'è. Diciamo, sei libero di fare tante scelte, ma non puoi assolutamente. Non c'è un finale cattivo, diciamo, cioè l'unico finale è questo, devi far fuori da Gotur, punto.
Allora, bisogna equipaggiare adesso il Sander e conviene che io mi prenda, attivi lo scudo, perché... Salviamo un attimo. Ok. Adesso equipaggiamo l'amuleto per levitare. Non è necessario, però è molto comodo. E andiamo nella stanza di Akula Khan, nella camera. Questo qua è Akula Khan, il cuore di Lorcan è grosso modo qui. Voi volendo potete fare tutta una stalla spirale che scende giù con Dagotur che vi rompe le balle e diverse creature tipo Ash Zombie, cose del genere. Con levitazione risolvete il problema. Dagotur fa abbastanza male. Non potete, cioè, non potete sconfiggerlo. Potete sconfiggerlo di per sé, però è molto difficile. E conviene non provarci. Cioè. Io attivo la cura. Ci riesco, sì. Quello è il cuore di Lorcan. Dovete darci un colpo col Sander e 5 colpi col Keening. Di più perché tanto non Vattamase. Vabbè, non ho guardato la vita mentre stavo facendo quello. Pensavo che mi facesse meno male, sinceramente, comunque. Siamo pronti? Lo scudo a 41 non ce l'ho, quindi ok. Sì, vabbè, durante tutta la battaglia lui vi parla, vi dice robe. Boh. There is no escape. No recall or intervention can work in this place. Come, lay down Comunque your questo amuleto weapons. qua, cioè questo anello It's qua not è too late, parecchio utile, devo warriors. dire. Ok, uno con questo. Due, tre, quattro, cinque, dovrei esserci. Over encumbered. Perché vabbè lui comunque vi fa drain strength, quindi dopo lascia così non c'è più pericolo. Tanto mi sto ancora curando. Corri. Adesso dovrebbe saltare giù il ponte appena noi arriviamo di qua. Esatto. E ciao ciao Dagotur. E anche la nostra ascella idrica, però vabbè quello sono, diciamo, rischi del mestiere. Di qui non mi ricordo più che cosa c'è. Tanto vabbè, questo qua è Akula Khan che sta andando a quel paese. Quello è il cuore di Lorcan che si sta distruggendo, credo. Lì apparentemente non si va da nessuna parte. Possiamo uscire. E grosso modo abbiamo finito la campagna, se vogliamo, là. Lì cosa ci aspettano, però. La quest principale, ecco, di Morrowind. Adesso sul canale, volendoci potrebbero essere delle parti extra, ma non so fino a che punto. Cioè, nel senso, alcune curiosità eventualmente le farò, eventualmente no, non lo so. Certamente il 3 settembre esce Rome 2, a me piace un sacco, quindi farò qualcosa lì, se il mio computer, insomma, dovrei riuscire a registrarlo, poi vedrò. Fino ad allora, boh, magari carico qualche
ricomincio a fare qualche random Saturday oppure... Oppure non lo so, mi prendo una pausa, non ho idea. Qua comunque bisogna uscire, ci parlerà Asura, ci darà un amuleto o un anello o qualcosa, non mi ricordo. Comunque abbastanza forte, poi ci sono un po' di, diciamo, un po' di cambiamenti, sì, un po' di cambiamenti. La Ghost Fence praticamente diventa inutile perché non c'è più quella specie di tempesta di sabbia. Gli altri Dagoth scompaiono, anche quelli che non avete ucciso, quindi magari... Cioè, se volevate gli artefatti che possedevano, dovevate farlo prima. E adesso Asura. You no longer bear the burden of prophecy. Non è una bella You have achieved your destiny. You are free. The doomed Duemer's folly, Lord Dagoth's temptation, the tribunal's seduction, the god's heart freed, the prophecy fulfilled. All fate sealed and sins redeemed. If you have pity, mourn the lost. But let the weeping cease. The blight is gone, and the sun's golden honey gilds the land. Hail, Savior, Hortator, and Nerevarine. Your people look to you for protection. Monster and villains, great and small, still threaten the people of Vardenfell. Enemies and evils abound, yet indomitable will might rid Morrowind of all its ills. For you, our thanks and blessing, our gift and token given. Come, take this thing from the hand of God. Ok. Adesso non so se... Sto anello, Ring of Asura. Che in pratica non è per dire, ma serve praticamente per eliminare una delle cose più odiose che aveva Morrowind, cioè il consumare la stamina per correre. Adesso esco, faccio vedere un attimo com'è cambiato l'interno della Ghost Fence adesso, e poi niente, chiudiamo un attimo con Morrowind. Grazie al cielo, dopo tipo un anno e mezzo. Oddio. Beh, quelli potevano anche eliminarli, eh. No. No? Ok. Qua si sale. Quelli forse aveva Reflect. Mi ha tolto una quantità di vita oscena. Saliamo e prima o poi usciamo. E questa qua dovrebbe essere l'ultima. Ok, siamo fuori. Potete vedere, non c'è più il cielo rosso e tutte queste cose. Non c'è più non soltanto all'interno della Ghost Fence, ma anche tutto intorno. Cioè dal drone ogni tanto c'erano tempeste di sabbia. Non di questo tipo, però c'erano. Non ci saranno più. E altri cambiamenti penso che non ce ne siano. A questo punto praticamente potete fare qualunque cosa volete. Potete andare avanti con le quest, potete fare le varie fazioni, potete iniziare le espansioni. Certamente Solstheim è meglio di Tribunal, almeno a me è piaciuto di più. Detto questo, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, votate, commentate, iscrivetevi, date un'occhiata al blog, come ho detto adesso vabbè. Sto registrando
un po' di giorni prima quando questo video andrà su, quindi non so se quando viene caricato abbiamo già iniziato o meno. Comunque ci sono dei progetti in ballo, come ho detto anche nella parte precedente. Quindi insomma, potrebbe essere interessante dare un'occhiata al blog se vi va. E niente, se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, votate, commentate, iscrivetevi e al prossimo video. Ciao!